Quindi noi cerchiamo di cambiare, perché abbiamo cambiato noi, perché siamo diversi noi. Quindi non c'è niente di epico in quello che facciamo. Cerchiamo di essere persone per bene, per bene, per bene. Sai cosa vuol dire per bene? Che non si ruba più. Se vai a Parma non si ruba più. Se vai a Ragusa non si ruba più. Se vai negli altri comuni dove ci siamo non si ruba più. E allora è già un passaggio, no? Vanno con la bicicletta, vanno, stanno i tre. Dico no, Ponte Nota, sono sciagure, non si arrenderanno mai. Ma gli conviene, non neppure, non siamo parti. Non mi piace da dire. Ciao a tutti. Buonasera. Buona serata a tutti. Abbiamo già annunciato la puntata, l'altra volta l'abbiamo annunciata con Luigi, perché abbiamo fatto vedere la prima parte del viaggio al CERN. Abbiamo fatto il viaggio al CERN, dopo ti faccio vedere il filmato, bellissimo. Okay. Adesso avremo 10.500 spettatori, più o meno, in questo momento. Però no, poi ci vedono. La puntata di stasera è con mio fratello Daniele Rosina. Piacere. Vado subito col contributo, aspetta, vediamo un attimo se il filmato è già, anzi no, è quasi pronto, aspetta, devo andare un attimo, abbiate sì, pazienza, ci sono 18 schermi, sì, ma non abbiamo paura di fare, sembra Cape Canaveral, sì, allora non abbiamo paura di fare i vuoti. Comunque tu puoi presentarti un attimo. Io sono Daniele Rosina. Aspetta, sì. Sì, magari adesso il tema lo introduce. Beh, lo diciamo dopo sì, il filmato, sì, sì, no? Lo diciamo dopo il filmato. Aspetta, eccolo qua, eccolo, oh. Eccolo che arriva e lo mando tutto a schermo e lo vediamo subito. Aspetta, che magari l'audio e adesso arriva. Aspetta. Questi stronzi credono che io e te... Invece io non sono innamorato di te. Questo l'ho sempre saputo. Chiudi gli occhi se... Però possiamo rimanere amici. Certo che possiamo rimanere amici. Sai, per uno come me è molto bello avere per amico un uomo. Amico e basta. Anche per me è importante avere un amico. Anche se diverso. Però amico e basta. Tango languido e sia contro l'ipocrisia, dare scandalo è l'unica via. Rose rosa per te, raso rosa per me, quel rossore cose, tutti gli occhi per noi, metti un bacio all'occhiello e poi rose rosa per te, che male c'è sei diverso da me. E allora? Vogliamo discuterne? Ma cosa vuoi discutere? Più chiaro di così? Eh no, adesso ne discutiamo, ma in sede politica però. Allora, siamo qui in sede politica. Contento? Puoi parlare, siamo a porte chiuse. Ah, a porte chiuse. E allora un processo. E io sono l'imputato. No, tu non sei un imputato. Sei un candidato. E allora è un problema politico. Può un candidato andare contro la morale popolare? Certamente no. Ma se i fascisti stanno contro quelli là e noi stiamo contro i fascisti, può la morale popolare essere contro i culattoni? E allora io ti rispondo che a monte ci può anche essere una convergenza. Ma sulla base della piattaforma attuale le nostre prospettive divergono.
Tu sai che a livello della collettività il privato non è mai politico e quindi non può trovare una collocazione nell'arco storico marxista. Ma che cazzo dici che parli come il telegiornale? Stai calmo, Gandhi. Meravigli, vuol dire che un giorno o l'altro affronteremo anche quel problema lì. Ah, un giorno o l'altro. Lo volete sapere quali sono le persone che Hitler ha ucciso di più? Primi gli ebrei, poi i comunisti e poi gli omosessuali. E noi cosa abbiamo fatto da allora? Cosa ha fatto il sindacato? Senti, io mi sono rotto le palle di sentir mischiare il culo con il sindacato! Finché ci saranno i sindacalisti come te, che ragionano col culo, le palle ce le romperemo tutti! Basta! Oh, io propongo di rimandare questa questione all'ordine del giorno di domani. Ma che rimandare? Non si rimanda più niente. Io mi ritiro, mi dimetto. Da caporeparto, da operaio, da candidato, da tutto! E da domani smetto anche di allenarmi, così non potrete più contare sulla mia potenza fisica non indifferente. Voglio diventare un fracio! Siamo in studio. È bellissimo. L'ho visto questo film, è bellissimo, sì. Anche perché lui è... Secondo me lui è un, a modo suo, un genio. Cioè io questa... Eh beh, un film che è stato fatto, credo, negli anni 70, che denunciava una sinistra classica come il PC, molto bigotta. È molto rigida. È una chiesa, una chiesa. Una chiesa, tra l'altro, in quegli anni, insomma, l'omosessualità era una roba vissuta drammaticamente, vedi Pasolini, no? Cioè era ecco, proprio... Sì. Cioè, era una sofferenza, di quell'epoca lì qualsiasi romanzo, a parte film come questi che sono una rarità, era comunque una cosa sì, molto... Di steno, è di steno il film, è di steno. Di steno, sì, che vabbè, cioè, notoriamente faceva commedie. Sì, sì. Esatto. E c'era una visione di quello stile di vita molto... insomma negativa, cioè sofferta. La leggerezza è arrivata dopo. Allora io dico sempre, cioè dico sempre una cosa, no, che te l'ho detto anche a te, che non so come dire, c'è anche da parte per esempio a me, se mi scappa con te una